Tutto quello che vedrete in questo video l'abbiamo fatto perché l'avete deciso voi che ci seguite anche su Instagram. È iniziato tutto così. Domani e sabato abbiamo la giornata libera, quindi andremo alla scoperta di Kuala Lumpur, ma in un modo un po' particolare. Esatto, sarete proprio voi a decidere che cosa faremo durante tutta la giornata, perché qui su Instagram vi condivideremo dei sondaggi con diverse attività e quella che voi voterete maggiormente sarà quella che noi andremo a fare. La prima decisione che vi abbiamo fatto prendere è stata se visitare Chinatown o Little India. Siccome ha vinto Little India, adesso prenotiamo un Grab e andiamo lì. Hello. सुनो ए बलिए दिल की सदा तेरे लिए मैं कब से रेडी खड़ा एक बार तो पलट कर देख ले सोनी आंखों आंखों में पेच लड़ जाए. Eccoci qua, siamo arrivati a Brickfield, il quartiere indiano più famoso di Kuala Lumpur. Appena siamo usciti dal Grab siamo stati travolti dalla cultura indiana, soprattutto dall'architettura che è molto presente e poi da tutti questi shop pieni di cibo, di vestiti e di tessuti indiani, ed è molto molto bello. E la cosa che sto adorando sono i profumi. Si sente un profumo di cibo e di spezie che sembra buonissimo, infatti ora abbiamo fame e non vediamo l'ora di andare a mangiare e provare qualcosa. What is this? This is vadiak. Thank you. Vediamo che cos'è. Riesco a aprirlo. Facci vedere cos'è. Buono. Una frittellina? Avevamo paura di non avere abbastanza soldi, ma qua non costa niente la roba. Abbiamo preso quell'altro a 50 centesimi di ringgit, che sono circa 12 centesimi di euro. Questo qua ha un ringgit che è circa 20 centesimi, quindi adesso vediamo com'è. Ah. Siamo andati a prelevare perché avevamo soltanto 3 ringgit e qua, da quel che abbiamo visto, quantomeno gli street food fuori non accettano pagamento con la carta naturalmente. Quindi adesso possiamo assaggiare più cibo e tra un po' facciamo un'altra storia su Instagram per farvi decidere in che ristorante andiamo a mangiare e cosa fare. Ma siccome adesso è presto in Italia, perché qui siamo 6 ore avanti e sono le 2, stiamo temporeggiando, assaggiando più street food possibile per la nostra felicità. Yeah, yeah, 1 minute. 2 pizzas, sir? Yes. Abbiamo preso questo che si chiama pani puri, con una salsa che non conosco e altra roba dentro, vediamo com'è. Molto buono. Sto soffocando. Ho paura di assaggiarlo. Un po' piccante, però non male. This item milk. Mentre Daniela sta facendo le storie anche per fare i sondaggi, io non riesco a trattenermi dal prendere tutti i cibi indiani che trovo, che perché costano pochissimo e sono molto buoni. Stiamo per pubblicare la storia in cui vi chiediamo dove andare a mangiare, a scelta tra un ristorante che ci ha consigliato una local, che era la nostra autista del Grab di oggi, oppure se continuare a mangiare qui a caso negli street food e nelle varie bancarelle. Comunque anche oggi fa caldissimo, ci sono 34 gradi e il 58% di umidità. Io sto tipo quasi del colore della maglia, mentre Anto non sente troppo caldo. Sto bene, c'è questo vento fresco. Per fortuna ha vinto street food a caso, perché siamo passati giusto per casualità nell'altro ristorante che ci ha consigliato la signora indiana, ma c'era un sacco di fila, quindi avremmo dovuto aspettare. Adesso infatti siamo entrati in questo street food, in questo locale dove fanno street food, totalmente a caso, non l'avevamo neanche preso in considerazione e adesso scegliamo, vediamo cosa c'è, proviamo qualcosa. Abbiamo ordinato il roti, che è il pane indiano, questo qui a sfoglia praticamente, con il mutton, che è carne di capra. Vediamo com'è. Mutton
curry, tra l'altro. Non siamo riusciti a riprendere mentre mangiavamo perché abbiamo mangiato con le mani, però era buonissimo, veramente mi è piaciuto un sacco, piccantino, e il sapore è veramente veramente buono, quindi approvato. Siccome volevamo provare un altro street food, abbiamo pagato, ci siamo spostati di fronte e siamo in quest'altro che sembra molto più tipico, possiamo dire, molto più caotico, tra l'altro anche il menù è bello pieno, è incasinato. Abbiamo preso una masala dosa e un lassi al mango. È arrivato il masala dosa. Io come al solito non sapevo cosa stessi ordinando perché ordino cose a caso sempre. Ed è gigantesco, ne abbiamo già mangiato un bel po', speriamo di riuscire a finire il tutto. E anche qui non siamo riusciti a riprendere perché mangiando con le mani è abbastanza difficile senza sporcare tutto, però tutto molto buono. C'è un camion con un signore che vende succo di bambù, che prende i bambù dal camion, li frulla, non so come funzioni il processo per fare il succo di bambù, e li mette in delle bottiglie. Quindi, siccome non sappiamo se provarlo oppure no, siamo curiosi, ma un po' scettici, vi stiamo chiedendo su Instagram se volete che lo proviamo oppure no, e quindi sarete voi a deciderlo. La storia è qui. Daniela non è troppo convinta. No, spero che votino di no perché non mi ispira, con tutti quei piccioni intorno. Un sacco di scarpe, un sacco di stoffe, tantissimi vestiti, molto molto bello, non si possono toccare anche perché costano un sacco, sicuramente sono stoffe pregiate, però wow, tantissimi colori, veramente bello. Tra l'altro il motivo principale perché siamo entrati non è per comprare, un po' sì, per guardare alcune cose per curiosità, però fuori c'è caldo, stiamo aspettando che voi decidiate se dobbiamo bere o no il succo di canna di bambù, quindi per temporeggiare un attimo stiamo entrando nei negozi a caso, però è molto bello perché non lo so, è affascinante. Poi la cosa che mi sta piacendo molto di Little India è che ci sono molti indiani, e quindi è bello perché è un modo per iniziare a interfacciarci con l'India, che è un posto in cui io voglio andare. Daniela un po' ci sta facendo il callo con l'idea di andarci, quindi a me sta piacendo tantissimo, ma anche a Daniela in realtà, che comunque sta iniziando a convincersi ad andare lì, soprattutto per il cibo. Allora, specifichiamo questo. A me l'India un po' fa paura, forse per come viene raccontata, quindi la vedo a un livello più alto di quello a cui siamo adesso, a livello di proprio adattabilità, e quindi per ora non, un po' mi fa paura sinceramente andarci, però devo dire che stare qui oggi a Little India mi sta piacendo veramente tanto, quindi un po' ci sto ripensando, ma vedremo, vedremo. Or, ha vinto il sì, quindi mi tocca assaggiarlo. 4 ringhiti in teoria. Four. Thank you. Ok. Quindi abbiamo preso. Onestamente a me non dispiace neanche così tanto. L'unica mia paura è che mi faccia male. Però vabbè, vediamo. Vediamo com'è in diretta. Ma però non è male, è abbastanza dolce. Dai, è buono, è dolcissimo, però ci sta. Concludiamo questo video con l'assaggio di Daniela di questo succo al bambù. Io non lo volevo assaggiare, ma il gioco è gioco, quindi avete votato sì e ora lo assaggerò. Vediamo com'è. Ha un sapore un po' particolare, però ci sta, non è male, non è brutto, ma te lo lascio volentieri. A me non dispiace, quindi lo finirò volentieri. Se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo di lasciare un mi piace per supportarci e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. E se vi è piaciuto questo format e volete essere partecipi delle nostre giornate, vi invito a seguirci sulla nostra pagina Instagram, dove probabilmente rifaremo questa sfida, perché a noi comunque ha divertito. E vi ricordo che noi siamo qui, che stiamo visitando la Malesia e tutto il sud-est asiatico perché siamo nomadi digitali. Infatti viviamo viaggiando e se vuoi fare anche tu questo stile di vita, abbiamo registrato per te una lezione gratuita in cui ti spieghiamo come poterlo fare anche se parti da zero. Trovi la lezione nel link in descrizione.